Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bowser che è arrivato qui sulla spiaggia, ha ottenuto una nuova abilità grazie a un signore fatto di blocchi e adesso ci troviamo qui davanti a una fontana. Che cos'è questo coso? Che strana statua! Colei che vigila sulla costa, è la statua guardaflussi. Statua guardaflussi? E che accidenti sarebbe? È la statua grande eroe dei mari. Grande eroe, ma allora? Hanno preso me come modello. Beh, non che mi assomigli. Non mi assomiglia. Ma che fai? Smetti di comportarti come un bambino. Ah, io sono molto più virile e tartarugoso di questo qui. Ah sì? E allora vediamo chi è più lo stronzo qui. Ehi, la statua si muove. Eh? Si muove? Le statue non si muovono. Ha smesso. Oh cacchio. Questa cosa è viva. Ehi, laggiù. Ma che accidenti vuole questa statua da me? Mi sono permesso di rendere la statua più amichevole. Questa voce. Vuoi raggiungere il tuo castello? Facile come bere l'acqua del mare. Sei più ingenuo di un cucciolo di cupa appena uscito dal guscio. Levati dai piedi, ti riduco in briciole. Sarò al castello prima che ti immagini. Ascolta il consiglio di un nemico. Rassegnati, non arriverai mai al castello. Invece di farti il sangue amaro, gioca alle belle statuine con la mia opera. Ciao. Torna indietro! Ehi, prima di tutto risolvi il problema con quella statua. Lo sai, stavo proprio pensando di sgretolarla. Dai, testa di pietra, fatti sotto! Thor! E io vengo a colpirti. Aia, che male! Non mi ricordo... Ecco, posso già aspirarlo, perfetto. Perfetto, è andata bene. Ehi, ma qua dentro c'è della roba. Ah! Allora, con cosa lo colpiamo? Con l'unica cosa che abbiamo. Oh no. Si è incazzato. E che palle il tempismo di sta mossa. Perfetto. Beccati questo! Oh, aia, 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 le budella! Sono ancora più incazzato! Ah! Porca miseria! Sai che ti dico? Allora, beccati questo! Beccatene! Un altro! E perché no un terzo pugno? Aia, sono scivolato. Aia. Che palle il tempismo di sto attacco, dannazione. Ottimo. Preso in pieno. Non mi ricordavo che non potevamo fargli danno. Dettagli. Vuol dire che lo combatteremo dall'interno. Aia, che cavolo. Vediamo se ha più senso colpirlo col martello. Preso in pieno. Riuscirò a fare un colpo bello preciso? Sì, ma non ne vale la pena. Aia, ma che palle. Com'è che oggi non sto facendo un colpo preciso neanche a pagarlo? Sono incazzato. Ehi tu, beccati questo, stronzo.
Aia, 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 aia che male. Da chi andrà adesso? Da Gigi e da Mario? Cazzo! Siamo incazzatissimi, che bello. Madonna 104. E che palle però Bowser. Vabbè dai. Ma è colpa mia che non riesco a fare i tempismi giusti di sta mossa. Dannazione. E vai, Bowser sale di livello e si becca un pollo piccante. Allora, cosa ti aumento? Punti vita? Benissimo. Bravo. Quel bel 6 te lo sei meritato. C'erano tanti 5, però il 6... tanto meglio. Ma come ha potuto pensare che bastasse un mollusco di marmo per fermarmi? Sono apparsi degli alberi, eh? Ancora! Oh, fantastico, ma è acqua! Ora che ci penso, la lotta mi ha messo sete. Ehi, guardate, laggiù! Sembra che stia succedendo qualcosa, andiamo a dare un'occhiata. Andiamo allora. Andiamo, Luigi! Che poi, le ossa che si muovono con l'acqua è fantastico. Guardate, lassù! L'acqua ha sollevato la parete che bloccava il passaggio. Nuotiamo fin lassù. Ah, giusto. Potete nuotare con A e B. Dovete coordinarvi premendo insieme A e B per arrivare in alto. Forza! Qua c'è qualcosa? No. Ah, finalmente. È stata una bella bevuta. Ah, una pancia piena d'acqua. Forse esagerato. Certo. Quando Bowser beve l'acqua scorre per il corpo, ma quando smette ecco che l'acqua scompare. Ho tutto sapito. Dici che la principessa Peach potrebbe trovarsi qua avanti? Esatto. Forse hai ragione. Andiamo a dare un'occhiata. Ci servirà l'aiuto di Bowser, ma so come convincerlo. Ehi! E vuoi? Esatto. Puoi continuare a bere come prima? E perché dovrei? Perché l'acqua spazza via tutta la sporcizia che hai accumulato nel corpo. Dici sul serio? Sì. Così butterò fuori tutte le cose cattive. Certo. Riuscirò anche a sputare fiamme. Certo. Batterò Mario. Certo. Non proprio forse. Allora mi metto a bere finché non dici basta. Bene, andiamo. C'è un blocco di salvataggio qui o devo... Esatto. Stavo pensando già di tornare indietro. E con questo noi ci salutiamo qui. Sì, è stato un episodio corto, ma giustamente era una boss fight. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.